a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi si parlerà di rinnovi di contratto per il Napoli e poi una piccola parentesi riguardo alla nazionale che purtroppo non mi potrò vedere. Ma prima di parlare appunto del video di oggi, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a condividere il video e lasciare tantissimi mi piace se il video ovviamente vi dovesse piacere, oltre ai famosi 3 dislike che probabilmente gli ho scopato la madre senza che io sapessi qualcosa. In descrizione troverete Twitter, Instagram, il mio secondo canale YouTube e il link nel canale Viola, dove oggi verso le 4 e 5 andrò in live per continuare insieme a voi, o almeno a chi vuole continuare insieme a me, a vedere GTA 3 la remastered. Oltre a tutto questo, sempre in descrizione troverete il sito Keycalcio, codice PEP per ottenere il 15% di sconto o di superare i 79€ la spedizione gratuita. A proposito di Keycalcio, ci sono due novità, o almeno in questo mese. Allora, la prima novità è che a novembre, vi metto l'immaginetta qua, a novembre, precisamente il 18 novembre, faranno un'estrazione, i primi 5 estratti vinceranno una maglietta. Poi ovviamente ci sta il sito, ora mi mando immediatamente nel sito qui, allora troverete tutto quello che volete, tute, magliette del Napoli, del Barcellona, del Real Madrid, del PSG, dell'Atalanta, del Milan, dell'Inter, del Tottenham, e potete approfittare della promozione, no, che sta in questo mese, che durerà dal 15 novembre al 30. Se spendete 49€ riceverete una maglietta più pantaloncino abbinato. In omaggio, se spendete 89, due magliette con un pantaloncino abbinato. Se spendete 149, ma io me l'ho scritto perché è una cosa che non mi ricordo e che tengo tanto roba da parlare, quindi provo a parlare in maniera veloce. Se spendete 149€, tre magliette con completino abbinato. Vi ricordo sempre sito e Telegram. Farvi vedere le maglie, la qualità delle maglie, vi faccio vedere la maglia dell'Ipsia, non mi veniva in mente la parola, lo stemma, la patch della Bundesliga. Io come sempre mi sono sorpreso la maglia di Shablos Live, l'ho fatta vedere già l'ultima volta, la settimana scorsa, e poi la maglia che io sinceramente mi è piaciuta, l'ho detto la prima volta che l'ho vista, me ne sono innamorato, ovvero la maglia del Venezia, la maglia del Venezia con il leoncino qua, leoncino che a inizio anno non doveva esserci, poi lo hanno detto sì, lo potete mettere. Poi la maglia di Aramu, che ha fatto proprio, sta facendo un'ottima stagione, con la patch della Serie A, ma io come potete ben vedere, la patch della Serie A, eccola qua, quindi voglio, basta andare che calcio e spendete tutto, ovviamente non tutto il patrimonio, ma comunque sito in descrizione. Or dunque, vogliamo prima la nazionale o dei contratti? Vogliamo prima dei contratti, no, da nazionale, perché tanto la nazionale è una cosa molto molto breve, ok? Allora io ripeto, stasera non me la potrò vedere perché ho pro club, io ho provato a dire no, capita, io non ce la faccio. Vorrei vedermi l'Italia, però già lui manca, il mio sostituto manca, quindi, quindi sono stato tra virgolette obbligato a giocare, però il problema è un impegno, chi non lo vuole capire, io non gli posso tagliare la testa, dire il problema è un impegno, mettergli il problema di impegno nella testa e cucerla. Quindi chi lo vuole capire lo capisce, chi non lo vuole capire non lo capisce. Allora, nazionale, l'Italia ha pareggiato con la Svizzera 1-1, un pareggio ridicolo, un pareggio che, come ho già parlato nel video precedente, ho visto diversi giocatori singolarmente che si sentono già arrivati, uno su tutti, Jorginho, Insigne, Barella, che non l'ho visto correre per niente, è vero che in difesa avevamo gli Scrausi, ovvero non c'è Chiellini e c'è Acerbi, quindi da questo è una bella mazzata, ma comunque poi mancava Immobile, che a me non piace Immobile, però almeno è più, si muove di più rispetto a Belotti, e alla fine, perché alla fine Belotti è stato letteralmente un fantasma contro la Svizzera, perché io poi l'ho rivista il giorno dopo sul replay della partita, e la classifica è questa: Italia al primo posto, Svizzera al secondo, e l'Italia sta al primo posto grazie ai 2 gol segnati in più. Sessi gol subiti tra Italia e Svizzera. La Svizzera mo affronterà la Bulgaria, che ormai
fuori e l'Irlanda del Nord. Noi paradossalmente abbiamo un impegno molto più difficile perché l'Irlanda del Nord non ha subito mai reti in casa, mai, quindi è una partita molto molto difficile. È una partita che Immobile secondo me poteva servire, come può servire anche Belotti, perché questa è una squadra che secondo me si chiude molto bene. Servono cross, servono diversi cross per scardinare la difesa dell'Irlanda e si spera di vedere un bel gioco, almeno a tratti, perché io lo dico ora, lo dico adesso, se l'Italia da campione d'Europa non dovesse andare al mondiale è una figura e merda peggio della nazionale di Ventura. Apro e chiudo parentesi, comunque si vedrà stasera, poi se volete il post partita lo porterò domani, ma tanto, tanto già YouTube è in onda di post partita di altri, quindi probabilmente potrei fare un video, ma non lo so, poi vedremo. Se camperò, farò il video. Rinnovi di contratto, rinnovi Napoli. Napoli si sta preparando a rinnovare diversi contratti. Ho letto Spina che sembrerebbe essere sott'occhio dalla Juventus. Si parla di Mertens. Ieri ho letto una notizia di Mertens, poi si parla di Insigne. Allora, facciamo riordiniamo un attimo le idee. Allora, mo andiamo sul sito di Transfer Market. Allora, 3, 2, 1, bim! Eccoci qua, sito di Transfer Market. Con tutti i giocatori del Napoli, inclusi quelli là che fanno cagare al cazzo, tipo Filippo Costa che è fuori rosa. Perché fuori rosa? Non lo so. Allora, li ho messi in ordine, ma li mettiamo in ordine di contratto di chi scade. O meglio, chi scade a giugno. Allora, scadono Mertens, Ospina, Moyesus, Gulam, Malcuì, Insigne e Filippo Costa e Anguissa. Anguissa, come sappiamo, è in prestito, però il Napoli starebbe lavorando sul riscatto già a gennaio. Allora, di questi qua, vanno tenuti segregati in cantina, mi dissocio, Ospina, Insigne e Anguissa. Queste sono devono essere le tre priorità per il Napoli. Si parla di Mertens che potrebbe, diciamo, il Napoli è in trattativa di una riduzione dell'ingaggio da 4,6 mi sembra a 2 milioni e Mertens firmerà l'ultimo contratto della sua carriera. Allora, per Mertens riguarda lo stesso discorso di Insigne, però Insigne ha, tra virgolette, un alibi in più per chiedere un aumento perché ha giocato sempre, ok? Mentre Mertens io lo reputo bollito, io lo reputo un giocatore finito che in parte lo è. Ma io senza se senza ma in parte lo è, ha 34 anni, non può garantire fisicamente come un paio di anni fa, però un rinnovo a 2 milioni ci sarebbe di brutto. Poi se ti togli dalle palle i vari Gulam, i vari Malcuì, Filippo Costa che l'hanno cicciato in mezzo, non so perché. Insomma, così saresti in grado di offrire i 5 milioni a Insigne e quindi aumentargli di poco l'ingaggio. Insigne, io ho sempre detto che non è che non merita l'ingaggio, ho sempre detto però che Insigne, come De Laurentiis, devono andare incontro. Insigne verso De Laurentiis, o meglio verso la società, e De Laurentiis verso Insigne, perché non puoi giocare al ribasso a un giocatore che ha sempre giocato. Io l'ho sempre detto, mo, al di là di essere anti-Insigne o anti-De Laurentiis, questa situazione già, secondo me, doveva risolversi in estate, ok? Perché mo, al di là del fatto che io non mi aspettavo questo inizio di stagione strepitoso, però parlare di rinnovo in un momento storico per il Napoli un po' particolare, dove sei primo, ti brucia un po' il culo a leggere certe situazioni. Già il fatto dissing De Laurentiis contro Insigne, la gente contro De Laurentiis, insomma, queste cose non fanno bene all'ambiente Napoli, anche perché la tifoseria rischia di sgretolarsi, ok? Di spaccarsi più che sgretolarsi, scusate il termine. Quindi, ricapitolando, i giocatori che scadono quest'anno vanno rinnovati, o meglio, io rinnoverei Ospina, Lorenzo Insigne, Anguissa, che deve rinnovare il prestito, ovviamente, quindi ho letto un contratto fino al 2024-2026, e poi Mertens se veramente la cifra da 2 milioni sul contratto è vera, ok? Almeno ti togli dalle palle Gulam, che è morto che cammina, ti togli dalle palle Malcuì, ti togli dalle palle Filippo Costa, che è cicciato fuori, quindi
Ok, mentre l'anno prossimo, giugno 2023, scadranno Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz, Zanoli e Unas. Io sinceramente rinnoverei tutti e cinque. Ok, poi dipende dalle offerte, dipende quanto ogni giocatore è disposto a ridursi l'ingaggio, è disposto ad accettare. Quindi io mi fermo fino a qua, ai giocatori che scadono almeno fino al 2023, poi fino al 2024 può accadere di tutto, ma comunque io rinnoverei tutti, tutti tranne Juan Jesus. Oh vabbè, secondo me io lo ripeto, Juan Jesus è stato preso come tappezzato buco. Ok, ma alla fine non penso che rimanga. Stesso discorso Malcui che è ancora infortunato, ha avuto uno stiramento, quindi Di Lorenzo deve farsi proprio le ossa, deve correre un po'. Di Lorenzo è l'unico che sta proprio tranquillo, scade nel 2026, quindi è voglia. E niente ragazzi, questi sono praticamente tutti i rinnovi da quest'estate all'estate prossima. Io, vabbè, per me è più importante rinnovare i giocatori che scadono quest'estate. Poi per quanto riguarda l'estate prossima possono trovare un accordo già questo mese, nei mesi a venire, insomma, niente fretta, ok? E insomma, ragazzi, questo è il video dei rinnovi di contratto che Napoli sta lavorando e di un piccolo pensiero della nazionale. Fatemi sapere voi il vostro pensiero sia riguardo alla nazionale, sia riguardo ai rinnovi. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre. Non so se in contemporanea a questo video uscirà il primo video di GTA 3. Poi domani, non vuoi sapere quazzo, domani trailer, almeno così dicono, di Spider-Man Way Home, che finalmente non ce la faccio più. Io lo devo andare a vedere all'uscita, o compleanno mio 16 o 16 dicembre, ma già avrei, me lo futto, 16 a 7 poi vedremo. Ciao, io forza Napoli sempre, sempre, speriamo che l'Italia non fa figure e merda, altrimenti già immagino le bestemmie in cangurese.